Recentemente sono diventato un sostenitore accesissimo di Dago, il fumetto creato da Robin Wood, prolificissimo sceneggiatore argentino, in Italia fatto conoscere attraverso i storici settimanali Lancio Story e Scorpio, e graficamente creato da Alberto Salinas e Carlos Gomez. Due grandi disegnatori argentini, così come Argentino e Robin Wood. Ho scoperto Dago per caso, penso di essere caduto su una storia meravigliosamente bella, è quella di cui vi parlerò, ma devo dire che grande è la confusione nelle edicole italiane perché di Dago escono diverse pubblicazioni. C'è la serie regolare, che ormai non viene più portata avanti né da Robin Wood né da Gomez. C'è una ristampa, ci sono altre ristampe di formato più grande con due storie anziché una. C'è una nuova ristampa, che è quella di cui vi parlerò soprattutto, che ha i testi di Wood e i disegni di Gomez ed è a colori. Piccola annotazione. Ho notato che il Dago più recente, credo che sia la serie, quella che si possa definire la serie regolare, a volte ha disegni un po' approssimativi. Mi hanno fatto venire in mente i mitici fumetti, quelli con lo squalo, tipo Iacula, così, che erano disegnati a volte in modo un po' sbrigativo, diciamo. Adesso paragone assolutamente inadeguato, ecco. Però mi ha colpito soprattutto se messo a confronto con la sbalorditiva perizia tecnica di Carlos Gomez, ma non solo lui. Comunque, io ho conosciuto Dago con questo volume qui, L'oro e il buio. È il numero 69 della nuova ristampa, a colori, come vi dicevo, e racconta l'incontro di Dago, niente meno che con Francisco Pizarro. Allora, Dago ha una continuity piuttosto serrata. Lui è prima di tutto italiano, si chiama Cesare Renzi, figlio di un dignitario della Repubblica di Venezia. Per, diciamo, cospirazione di palazzo viene fatto un attentato alla sua vita, creduto morto. In realtà viene preso da dei predoni turchi che lo fanno diventare uno schiavo e qui inizia poi la sua avventura che lo porta praticamente a viaggiare in tutto il mondo e a frequentare personaggi storici. Ecco, una piccola ingenuità che peraltro gli perdono volentierissimo, è la facilità con cui lui viene ammesso alle corti di tutta Europa e addirittura anche ricevuto dal Papa. Però, ripeto, le storie sono così belle, così coinvolgenti e hanno quel mix perfetto di crudezza e di lirismo che, diciamo, è giusto tenere alta l'asticella della sospensione delle incredulità. E qui dicevo, viene reclutato da Francisco Pizarro per accompagnarlo in Perù, alla conquista, alla ricerca dell'Eldorado, il mitico Eldorado. Ora, Dago non è un cacciatore di gloria, lo fa obtorto collo e perché deve proteggere una ragazza cieca che fa parte della spedizione. Perché comunque Dago e uccide senza farsi tanti problemi laddove la sua vita è in pericolo, ostenta un fatalismo che può trascolorare nel nichilismo, ma è comunque un gentleman e ha un codice d'onore assolutamente inflessibile e scopa come un riccio, cioè praticamente le donne fanno gara per farselo, diciamo facendo sembrare Dylan Dog, così, uno che ha delle difficoltà con l'altro sesso. Dicevo, Francisco Pizarro, personaggio storico, è uno dei personaggi più affascinanti di questa saga.
viene ritratto come un avventuriero interessato alla gloria e al denaro, senza nessuna curiosità né antropologica né, come dire, né nessun valore riconducibile alla religione o ad altro. Anzi, c'è in questa meravigliosa, voglio far vedere questa meravigliosa vignetta che segue uno dei tanti massacri di indigeni che questo plotone di disperati, questo mucchio selvaggio, potremmo dire, citando Peckinpah, perpetra. E Dago naturalmente, per le caratteristiche del personaggio che dicevo prima, un po' subisce tutto questo, ma vuoi le sue promesse, vuoi, perché no, la ragion di Stato, accetta anche queste atrocità. Allora a un certo punto la soldataglia di Pizarro in un villaggio si scatena, comincia a raderlo al suolo, massacrando, uccidendo, stuprando le persone, gli indigeni che un attimo prima li aveva accolti proprio benevolmente, no? E Dago inorridito dice: Pizarro, ci hanno accolti bene, sono inoffensivi, non permetterai che... E Pizarro gli dice: stai zitto Dago, l'hai detto tu, il Perù ha molti prezzi e questo è uno. E a sostenere la frase c'è questa splendida vignetta con un Pizarro quasi diabolico, no? con questi riflessi infernali, e dietro questo scenario di devastazione quasi proprio da una sorta di quadro di Bruegel tradotto in fumetto. Questa è una storia, questo probabilmente è il metodo di Wood, che una volta esaurito questa linea narrativa trascolora in altre storie, no? Questa conquista del Perù continua nel numero 70, il regno di Pizarro, 70, sì. Abbiamo dei toni che non possono non richiamare Aguirre, Furore di Dio, il grande film di Werner Herzog, la violenza, ma anche la visione allucinata della guerra e della conquista. Una saga che è attraversata da personaggi femminili bellissimi. Non solo la ragazza di cui Dago si prende cura, ma una splendida principessa indigena che fa innamorare un commilitone di Dago e che si mostra nuda, naturalmente è diventata la favorita di un soldato che ha parecchi, diciamo, diversi screzi con Dago e farà una brutta fine. E lei stessa si sacrificherà in qualche modo per salvare un artefatto preziosissimo per il suo popolo. Al termine di questa spedizione Dago salda il suo debito, ha salvato la ragazza, insomma è libero, ma ormai seguendo un percorso che non farci venire in mente un illustre punto di riferimento, cioè il Joseph Conrad di Cuore di Tenebra, come un novello Kurz, anche Dago viene inghiottito dalla giungla, è quasi reso folle dallo spazio e dalla luce del Sud America, ancora selvaggio e incontaminato. E in questo albo, oltre ogni limite, inizia il suo folle peregrinare nella giungla, che culmina in questo albo bellissimo, nel cuore della foresta, nell'incontro con una tribù di amazzoni che lo rendono anche qui schiavo. E là il destino di Dago, quello di passare dalle corti europee alla situazione assolutamente all'opposto, no? la schiavitù. E qui fa la conoscenza di un portoghese con cui diventa amico, comincia a pensare a una fuga, ma guarda caso c'è una figa stellare che si innamora di lui e favorisce la sua fuga, che lo porta in un altro regno, conosce una sorta di confederazione delle tribù indigene guidate da un re assolutamente saggio, illuminato, che riesce a tenere la pace
tra queste tribù e che saggiamente sa che prima o poi dovranno cedere all'urto dei conquistadores, i cui segnali di conquista e di morte si sono già fatti presenti. Ma nell'ultimo albo, ecco che quando Dago si presenta al re con il suo amico, ecco che compare un altro meraviglioso personaggio femminile, questa sorta di consigliera del re che sa parlare anche lo spagnolo e che, oltre a ovviamente a ciularsi Dago, come dire, rappresenta anche una, diciamo così, la sua possibilità di sondare quelle che sono le più intime ambizioni di questa tribù. Ovviamente anche qui ci saranno, diciamo così, odi intestini, congiure di palazzo, seppur riportate alla giungla, e qui la storia poi si interrompe e bisogna aspettare, io devo aspettare un mese per sapere come andrà avanti, ma devo dire questa struttura organizzata potrei definirle in una vera e propria saga, insomma, che trascolora da un episodio all'altro con una forte continuity, devo dire che mi piace molto. E mi sembra che Robin Wood sia un grande sceneggiatore, uno che non si spaventa a citare la grande letteratura. Per me il grande referente di questo segmento delle storie di Dago è Joseph Conrad. Quindi veramente per quanto riguarda la nuova ristampa, devo dire un 5... Io vi ho parlato di 5 albi che vanno a formare un piccolo capolavoro, insomma, ma forse neanche piccolo. E la qualità media comunque anche della serie regolare è veramente alta. E quindi viva Dago, e sono anche un po' contento che ci siano in edicola delle pubblicazioni che vanno un po' a spezzare il monopolio Bonelli, su cui non è che ho niente da dire, visto che sono un lettore affezionato ormai da decenni, da quando ero bambino, però un po' mi fa specie, ecco, che diciamo il fumetto da edicola in Italia di fatto sia anche, diciamo, anche un po' come formato, insomma, sia, tant'è che si parla di Bonellide, no? Ecco, diciamo che sia sostanzialmente Bonelli, ecco, con tutto sommato pochissimi competitor, ma questi sono i tempi e probabilmente il fumetto non è più quel medium per tanti, se non per tutti, che è stato. Tanto vi dovevo, buona serata.